Alla Cantina di Quistello, da sempre la cantina dei mantovani, puoi scegliere tra i migliori vini sfusi e in bottiglia. Dal Lambrusco Mantovano DOC ai Lambruschi di Grappello Ruberti del Vicariato di Quistello, i Bianchi, lo Spumante 1.6 Armonia, il Vincot e tanto altro. Per info 0376 61 81 18. Chiedo allora se è una partita stregata. È stata una partita particolare, dai, abbiamo fatto fatica il primo tempo. Sono venuti uomo a uomo tenendosi la superiorità dietro, quindi noi avevamo Ridolfi che poteva giocare, abbiamo fatto un po' di errori tecnici all'inizio della partita, però poi pian piano abbiamo preso in mano la partita come sempre, abbiamo calato tre palle gol nitide davanti dentro l'area piccola, quindi è così, è andata così. Poi il secondo tempo abbiamo iniziato alla grande, nel momento migliore c'è stato quell'infortunio di Cavalli che ci ha costretto a stare in 10 per qualche minuto, abbiamo preso un gol stranissimo, però poi la squadra ha fatto bene fino in fondo, ha giocato, ha cercato sempre con insistenza di far gol, potevamo fare più di un gol, però il calcio sappiamo che è così, e però noi dobbiamo partire da queste sconfitte come vittorie. Secondo me abbiamo fatto una grande prova, oltre alla qualità tecnica che secondo me è stata un po' inferiore rispetto alle altre partite, ma abbiamo messo tanto cuore, ci abbiamo messo tanta convinzione di fare le cose, quindi il campo ha detto questo, lo accettiamo e lavoriamo già in vista di venerdì, che sarà un'altra partita importantissima. È stato il solito mantra, secondo te, avete deciso gli episodi oppure è mancato qualcosa? No, beh, secondo me, se andiamo a analizzare la partita, è stato il solito mantra, come dicevo abbiamo avuto qualche difficoltà perché comunque adesso le squadre prendono le contromisure e lo fanno anche bene, ma io credo che se oggi c'è una squadra che doveva vincere era assolutamente il Mantova, ma dato così so come il calcio, ci sto da tanti anni e sono quelle partite un po' particolari, però non dobbiamo perdere la fiducia, anzi dobbiamo essere ancora più forti di questa cosa, perché comunque fino alla fine siamo rimasti in partita, non abbiamo mai sbragato, abbiamo cercato sempre di giocare per vincerla anche sul 2-0, quindi io sono contento, ho già detto ai ragazzi nei spogliatoi che questa cosa fa male, però questa sensazione che abbiamo adesso a fine di questa partita, dove ti manca qualcosa a livello di punteggio, ce lo dobbiamo portare dietro, ce lo dobbiamo trasformare in energia per venerdì, perché è una partita importante. So che sei sempre schietto, ti chiedo un giudizio sugli episodi che hanno deciso, anche quelli arbitrali che hanno deciso questo risultato. Non lo so, faccio fatica a analizzare a volte la mia squadra e non lo so, però non lo so. Io ho visto una mano, l'ho vista, l'ho trattenuta di Beretti, l'ho vista, però una gomitata su Ridolfi a fine partita su un colpo di testa. Però va bene così, cioè nel senso che noi accettiamo tutto, sbagliamo noi, i miei hanno sbagliato 3 gol, quindi non è che li sto qua a ammazzare, anzi, e ognuno fa il proprio lavoro, lo fa, cerca di farlo bene, però a volte gli errori arbitrali pesano, ma sappiamo che fa parte del gioco e quindi stiamo muti e pedaliamo. Siccome questa è soltanto la seconda sconfitta esterna, 4 mesi dopo quella di Trieste, allora Botturi disse: questa sconfitta ci insegnerà tanto, cosa ti senti di dire dopo questo? La stessa cosa, perché comunque usciamo dal campo con la sensazione che avevamo a Trieste, che comunque nonostante la sconfitta per me abbiamo fatto una grande partita, siamo stati padroni del campo, soprattutto nel secondo tempo in maniera clamorosa, e è normale che quando perdi la pareggio ci sono degli errori, ma gli errori noi non ci spaventano, li analizziamo e cerchiamo di mettere a posto le cose che vanno meno bene, però io sono sempre fiducioso perché la squadra c'è, bella viva, e ha giocato bene chi ha giocato dall'inizio, che era un po' che non giocava, ha fatto benissimo chi è entrato, quindi vedo che i ragazzi ci sono, quindi mi fa solo ben sperare. Nel finale mi sarebbe successo. Cosa? Nel finale mi sarebbe successo. Che dei ragazzi a volte dovrebbero imparare l'educazione, però purtroppo quello non dipende da me, ma dalle famiglie, dalla società, non dipende da me. Perché uno che vince deve andare via senza insultare gli altri. Solo quello, però ognuno fa quello che vuole, giustamente. Io so che a casa mia mi hanno insegnato a rispettare tutti, nemico, amico, tutti. E quindi se uno vince la partita e manca di rispetto, per me è un piccolo uomo. Tutto lì. Alla Cantina di Quistello, da sempre la cantina dei mantovani, puoi scegliere tra i migliori vini sfusi e in bottiglia. Dal Lambrusco Mantovano DOC ai Lambruschi di Grappello Ruberti del Vicariato di Quistello, i Bianchi, lo Spumante 1.6 Armonia, il Vincot e tanto altro. Per info 0376 61 81 18.